Eccoci. Ciao a tutti e bentornati a questa nuova videolettura qui sul gruppo Facebook Alla ricerca dell'Agnosi, collegato al canale YouTube, rubrica Dialoghi di Claudia Marcelli. L'anima nel mondo animico dopo la morte. Bene. L'anima è l'arto di congiunzione fra lo spirito dell'uomo e il suo corpo. L'abbiamo già detto in più occasioni. Le sue forze di simpatia e di antipatia, che a seconda del vario reciproco rapporto producono bramosia, eccitabilità, desiderio, piacere e dispiacere, eccetera, non agiscono solamente fra forme animiche e forme animiche, ma si manifestano anche riguardo agli esseri degli altri mondi, cioè di quello fisico e di quello spirituale. Mentre l'anima dimora in un corpo fisico, prende parte, in certo modo, a quello che avviene entro questo. Quando le funzioni fisiche del corpo si compiono regolarmente, nell'anima si genera piacere e benessere. E dispiacere e dolore derivano dal fatto contrario. L'anima partecipa anche all'attività dello spirito. Mentre un pensiero le causa gioia, un altro può destarle vivo orrore. Mentre un giudizio giusto trova il suo plauso, un altro falso le procura dispiacere. Possiamo dire perfino che lo stadio di evoluzione di un uomo dipende dall'inclinazione della sua anima verso l'una o l'altra di quelle due direzioni. Più la sua anima simpatizza con le manifestazioni dello spirito, e più egli sarà perfetto e sarà tanto più lontano dalla perfezione quanto più le inclinazioni dell'anima sua sono soddisfatte dalle funzioni del corpo fisico. Controllo, tutto a posto. Lo spirito è il centro dell'uomo, mentre il corpo è l'intermediario attraverso il quale lo spirito osserva e conosce il mondo fisico ed opera in esso. L'anima serve però da mediatrice fra spirito e corpo. È d'essa che dall'impressione fisica originata nell'orecchio mediante le vibrazioni dell'aria desta la percezione del suono e sperimenta il piacere procurato da tale suono. Tutto questo viene da essa comunicato allo spirito, il quale così acquista la comprensione del mondo fisico. Un pensiero che sorge nello spirito viene trasformato dall'anima in desiderio di effettuazione e soltanto così, mediante l'aiuto dello strumento corporeo, può essere tradotto in azione. Ogni tanto io controllo. Ora. Tutto a posto. Abbiate pazienza che mi carico il telefono, altrimenti a breve anche lui mi abbandona. Perfetto. Scusatemi. Allora, orbene, l'uomo può compiere la propria missione solamente facendosi dirigere in tutte le azioni dallo spirito. L'anima per se stessa può dirigere le proprie inclinazioni, tanto verso ciò che è fisico come verso ciò che è spirituale. Essa, per modo di dire, può stendere i suoi tentacoli tanto in giù verso il mondo fisico come in alto verso quello spirituale. Quando essa li immerge nel mondo fisico, il suo proprio essere viene compenetrato e colorato dalla natura fisica. E siccome lo spirito può agire nel mondo fisico soltanto per il tramite dell'anima, allo spirito stesso viene così data la direzione verso il mondo fisico. Le sue forme vengono attirate dalle forze dell'anima verso il mondo fisico. Osservato un uomo poco evoluto, le inclinazioni della sua anima dipendono dalle funzioni del corpo.
Egli prova piacere soltanto nelle impressioni che il mondo fisico produce sui suoi sensi. E anche la sua vita intellettuale viene di conseguenza trascinata in basso, entro tale sfera. I suoi pensieri servono unicamente alla soddisfazione dei bisogni della vita fisica. Il sé spirituale, che vive da incarnazione ad incarnazione, dovrà ricevere la propria direzione sempre più dallo spirito. Le sue cognizioni dovranno essere determinate dallo spirito della verità eterna e le sue azioni dirette dalla bontà eterna. La morte, considerata come un fatto del mondo fisico, significa un cambiamento delle funzioni del corpo fisico. Questo cessa di essere, mediante la propria costituzione, l'intermediario fra anima e spirito. Esso si palesa ormai come completamente soggetto nelle sue funzioni al mondo fisico e alle leggi di questo. Il corpo passa interamente al mondo fisico per disciogliersi entro il medesimo. Soltanto questi processi fisici del corpo possono essere osservati coi nostri sensi fisici nel periodo che segue la morte, mentre sfugge ai nostri sensi ciò che avviene allora dell'anima e dello spirito. Anche durante la vita, veramente, l'anima e lo spirito sono accessibili ai nostri sensi solamente in quanto si manifestano esteriormente in processi fisici. Una tale manifestazione non è più possibile dopo la morte e perciò l'osservazione mediante i sensi fisici e la scienza che su questi si basa non hanno che fare con quello che avviene dell'anima e dello spirito dopo la morte. Qui entra in campo la conoscenza superiore, basata sulla osservazione dei processi che avvengono nel mondo animico e in quello spirituale. Abbiamo così delimitato il campo, Claudia che parla, di quello che è il mondo animico e il mondo spirituale a dispetto del mondo fisico, che è quello a noi più tangibile, più visibile, più osservabile, ai nostri cinque sensi, è chiaro. Vediamo se c'è qualche domanda prima di proseguire. Stoppati. Allora, vediamo un pochino. Credo di no. Che peccato questa chat. Uffa, funziona mai. Allora, proseguo. Poi se c'è qualche domanda, io mi auguro, so come fare. Vediamo un po' se riesco a leggere qualcosa. A questa nuova videolettura. Stop, perché devo attivarlo ogni volta, altrimenti cioè, ti seguo mentre. Ok, ma che. Ok. Ciao Gian Lorenzo, intanto saluto e Antonella e Riccardo. Ciao. Ok, procedo. Quando lo spirito si è liberato dal corpo fisico, resta tuttavia ancora unito all'anima. E come durante la vita fisica il corpo teneva avvinto lo spirito al mondo fisico, così ora l'anima lo tiene legato al mondo animico. Però in questo non si trova il vero e proprio essere primordiale dello spirito. Il mondo animico gli serve solamente per collegarlo col campo delle sue azioni, cioè col mondo fisico. Per comparire in una nuova incarnazione in forma più perfetta, lo spirito deve attingere forza ed incremento dal mondo spirituale. Egli però è vincolato al mondo fisico mediante l'anima. Egli è legato ad un essere animico che è compenetrato e colorito dalla natura delle cose fisiche, perciò egli stesso ha ricevuto tendenza verso tale direzione. Dopo la morte, l'anima non è più collegata al corpo fisico, ma soltanto con lo spirito. Ripetizione. Essa vive ormai in un ambiente animico e subisce soltanto l'influenza delle forze del mondo animico. E a questa vita dell'anima nel mondo animico, dapprima resta vincolato anche lo spirito, allo stesso modo che durante l'incarnazione fisica era vincolato al corpo fisico.
Il momento della morte del corpo fisico è determinato dalle leggi del medesimo. In generale, conviene dire non che l'anima e lo spirito abbandonano il corpo, ma piuttosto che il corpo viene da essi liberato, quando le sue forze corporee non sono più capaci di operare nel senso della organizzazione umana. Ossia quando il corpo è vecchio, quando il corpo è ammalato, quando il corpo ormai è demineralizzato. E ho usato questo termine non proprio, cioè a rigor di logica, perché dovremmo leggere magari in un futuro la scienza esoterica di Steiner per capire come è formato l'uomo, cioè come si è incarnato, no? Saturno, Luna, insomma, che lì dovremmo entrare un po' più nel dettaglio. E mi auguro, se poi vorrete, insomma, più avanti, di lavorare anche su quel testo di Steiner, che è fantastico e dà contezza proprio della creazione dell'uomo e del mondo. Uguali sono i rapporti fra l'anima e lo spirito dopo la morte. L'anima lascia lo spirito libero di andare nei mondi superiori spirituali, quando le forze di essa non possono più operare nel senso dell'organizzazione dell'anima umana. Lo spirito sarà liberato dall'anima nel momento in cui questa abbandona alla dissoluzione ciò che essa può sperimentare soltanto nel corpo e conserva invece quel residuo che può vivere più oltre con lo spirito. Questo residuo conservato, che sebbene sperimentato nel corpo, può nondimeno essere impresso come frutto nello spirito, unisce l'anima allo spirito nel puro mondo spirituale. Per imparare a conoscere dunque il destino dell'anima dopo la morte, bisogna esaminare il processo della sua dissoluzione, come muore l'anima. Essa aveva il compito di dare allo spirito la direzione verso le cose fisiche. Dal momento che ha adempiuto a questo compito, essa prende la direzione della spiritualità. Infatti, data la natura di questo compito, l'anima dovrebbe essere soltanto spiritualmente attiva, tosto che il corpo l'abbandona quando essa non può più funzionare da anello di congiunzione col corpo. E lo sarebbe difatti se durante la sua vita entro il corpo fisico non fosse stata influenzata dal medesimo e attratta a lui nelle proprie tendenze. Senza questa disposizione che l'anima ha acquistata in causa della sua unione col corpo, essa seguirebbe subito dopo il distacco dal corpo le sole leggi del mondo spirituale animico e non avrebbe ulteriore tendenza verso quello fisico. E ciò avverrebbe se al momento della morte l'uomo avesse perduto completamente ogni interesse per il mondo terreno, se fossero soddisfatti tutti i desideri, tutte le brame che si connettono a quell'esistenza che egli ha abbandonata, quella che è chiamata reintegrazione, no? Chiusa parentesi. Ma se così non è, tutto quello che di tali desideri è rimasto resta attaccato all'anima. Avete scritto? No. Per non far nascere confusione, bisogna qui distinguere con ogni cura fra quelle cose che vincolano l'uomo al mondo, in guisa che possano essere bilanciate anche in un'incarnazione futura, e quelle che lo vincolano ad una speciale incarnazione, cioè all'ultima. Le prime saranno bilanciate per la legge del destino o del karma, ma delle ultime l'anima può liberarsi solamente nel periodo dopo la morte. Alla morte segue per lo spirito umano
un periodo in cui l'anima si spoglia delle sue inclinazioni per l'esistenza fisica, per seguire poi in seguito le sole leggi del mondo spirituale animico e mettere in libertà anche lo spirito. Naturalmente, questo periodo sarà tanto più lungo quanto più l'anima era attaccata al mondo fisico. Esso sarà breve per un uomo che teneva poco alla vita terrena, mentre sarà lungo per colui che ha legato tutti i suoi interessi alla vita fisica, in modo che alla sua morte sopravvivono nell'anima ancora molti desideri, brame, eccetera. Possiamo farci facilmente un'idea dello stato dell'anima nel tempo successivo alla morte, prendendo un esempio un po' grossolano, quello di un ghiottone. Costui trovava la sua gioia nel solletico che scelti cibi davano al suo palato. Il piacere da lui provato, naturalmente, non è una cosa che appartenga al corpo, il piacere, ma all'anima. In questa vive il piacere e così pure la brama di ottenerlo. Per soddisfare tale desiderio, però, occorre il relativo organo corporeo, il palato, stomaco, tutto il resto. Dopo la morte, l'anima non perde subito quei desideri, ma non ha più a sua disposizione l'organo corporeo che era il mezzo per soddisfarli. L'uomo si trova allora nella stessa condizione, per una ragione veramente diversa, ma che ha effetti simili e anche più intensi, di un tale che soffra sete ardente in una contrada dove non abbia una goccia d'acqua. Sembra un girone di Dante, eh? Chiusa parentesi. Così l'anima soffre pene acute per la mancanza del piacere, perché ha perduto l'organo corporeo mediante il quale solo poteva procurarselo. Così succede per tutto quello che l'anima desidera e che può essere soddisfatto solamente per mezzo degli organi corporei. Tale stato di privazione ardente persiste fino a che l'anima ha imparato a non più desiderare ciò che può trovare soddisfazione unicamente per mezzo del corpo. Chiedo scusa? Allora, vediamo se ci Ora. sono. Non ci sono commenti. È tutto chiaro, giusto? Il tempo che in siffatto stato si passa si può chiamare la regione della bramosia, benché naturalmente non si tratta di una località determinata. L'anima, dal momento che dopo la morte è entrata nel mondo animico, resta soggetta alle leggi di questo. Queste leggi agiscono sull'anima e dall'azione delle medesime dipende la maniera con cui vengono in essa distrutte le tendenze verso il mondo fisico. L'effetto delle leggi sarà diverso a seconda delle qualità delle sostanze e delle forze animiche nel cui dominio si troverà trasportata l'anima. Ognuna di queste qualità farà valere a suo modo la propria influenza purificatrice. Il processo che qui si svolge si è che tutto quanto vi ha di antipatico nell'anima viene gradatamente vinto dalle forze della simpatia e quest'ultima viene intensificata al massimo grado. E per mezzo di questo grado più elevato di simpatia con tutto il mondo animico, l'anima, in un certo qual modo, si fonde, si identifica con esso. L'egoismo dell'anima, allora, è completamente esaurito. Essa cessa di esistere come un essere che tende all'esistenza fisica sensibile e lo spirito viene da lei liberato. L'anima dunque procede,
purificandosi attraverso le regioni sopra descritte nel mondo animico, finché nella regione della perfetta simpatia essa si unifica con l'intero mondo animico. Che lo spirito sia legato all'anima fino all'ultimo momento della liberazione di questa dipende dal fatto che durante la propria vita con essa lo spirito è diventato a lei completamente affine. Tale affinità è molto più intima di quella fra spirito e corpo, perché con quest'ultimo lo spirito è collegato per mezzo dell'anima, mentre con questa egli è direttamente connesso. L'anima, difatti, è la vita stessa dello spirito. Perciò lo spirito non resta legato al corpo che si va decomponendo, ma all'anima, che un poco alla volta si discioglie. Lo spirito, essendo immediatamente collegato all'anima, può sentirsi distaccato dalla medesima soltanto quando essa si è unificata con il mondo animico generale. Ripetiamolo per l'ennesima volta. Il mondo animico, in quanto è dimora dell'uomo subito dopo la morte, è chiamato la regione della bramosia. I vari sistemi religiosi che hanno conservato nelle proprie dottrine un ricordo di tali condizioni lo conoscono anche col nome di purgatorio, di fuoco purificante, eccetera. Lo troviamo anche in Dante. La regione più bassa del mondo animico è quella della brama ardente. Per mezzo di essa, dopo la morte, viene eliminato dall'anima tutto quello che in essa vi è di brame egoistiche più grossolane, connesse con la vita fisica più bassa. Perché è per mezzo di queste brame, appunto, che l'anima può sentire l'azione delle forze di tale regione animica. Le brame non soddisfatte, rimaste dalla vita fisica, forniscono il punto d'attacco. La simpatia di siffatte anime si estende solamente a ciò che può nutrire il loro essere egoistico ed è largamente superata dall'antipatia che si riversa su tutto il resto. Ma quei desideri riguardano ormai dei piaceri fisici che non possono essere soddisfatti nel mondo animico. Per causa di questa impossibilità di soddisfazione, l'avidità raggiunge il grado più alto. Ma per virtù di questa impossibilità stessa, essa dovrà gradatamente estinguersi. Le brame ardenti si consumano poco alla volta e l'anima comprende per esperienza che la distruzione di tali brame è l'unico mezzo per impedire il dolore che esse le arrecano. Durante la vita fisica si dà sempre nuova soddisfazione ai desideri. In tale modo il dolore della bramosia ardente viene attutito da una specie di illusione. Ma dopo la morte, nel fuoco della purificazione, quel dolore si manifesta apertamente. Si attraversano le relative esperienze di rinuncia e le anime si trovano in tal modo in uno stato cupo e tenebroso. Però si comprende come a tale stato vadano soggetti soltanto coloro che nella vita fisica dirigevano le loro brame verso le cose più grossolane. Le nature che hanno poche brame attraversano questa regione senza accorgersene, non avendovi affinità alcuna. Si può dire che le anime sono influenzate da quella brama ardente tanto più a lungo quanto maggiore affinità avevano durante la vita fisica con la brama stessa, essendo quindi in proporzione più necessario per esse di esserne purgate. Questa purificazione non deve essere considerata un dolore, nello stesso senso come un'esperienza analoga verrebbe considerata nel mondo fisico soltanto come un dolore. L'anima stessa chiede la purificazione dopo la morte, perché soltanto per mezzo di questa l'imperfezione sua può venire cancellata. Un'altra categoria di processi nel mondo animico è costituita in modo che in essi simpatia e antipatia si controbilanciano
E se un'anima umana, dopo la morte, si trova in un simile stato, essa viene influenzata per qualche tempo da tali processi. Questo stato è prodotto, per esempio, dalla dedizione completa alle minuzie esterne della vita o dalla gioia cercata nelle impressioni passeggere dei sensi. Gli uomini vivono in tale stato in quanto esso dipende dalle suddette tendenze dell'anima. Essi si lasciano influenzare da qualsiasi minuzia del mondo, ma siccome la loro simpatia non si rivolge in modo particolare ad alcuna cosa, le impressioni passano rapidamente. Tutto ciò che non fa parte di questo regno vacuo riesce antipatico a siffatte persone. Orbene, quando dopo la morte l'anima attraversa questo stato, senza che vi siano gli oggetti fisici necessari a darle soddisfazione, abbiamo detto, no? Naturalmente anche questo stato alla fine verrà ad estinguersi. La privazione, però, che precede l'estinzione completa è dolorosa per l'anima. E questa condizione penosa è una buona scuola per distruggere l'illusione nella quale l'uomo stava avvolto durante la vita fisica. Una terza categoria del mondo animico riguarda i processi in cui predomina la simpatia e quelli in cui prevale la natura di desiderio. La loro influenza si estende a quelle anime che conservano anche dopo la morte un'atmosfera di desideri. Anche questi desideri si spengono gradatamente per l'impossibilità di essere soddisfatti. Nella regione del piacere e del dispiacere che sopra abbiamo designata come quarta, l'anima viene assoggettata a prove speciali. Fino a che l'anima dimora entro il corpo, prende parte a tutto quello che riguarda il detto corpo. L'agitazione del piacere e del dispiacere è collegata ad esso. Il corpo le procura le sensazioni di benessere, di piacere o di malessere, di dispiacere. L'uomo durante la vita fisica sente il proprio corpo e gli sembra il suo sé, quello che ha chiamato il sentimento di sé. È basato appunto su questo fatto. E quanto maggiori in una persona sono le tendenze verso il mondo dei sensi, tanto più il suo sentimento di sé avrà questa caratteristica. Chiaramente, essendo il corpo fisico, no? C'è un'attrazione, l'attrazione verso la fisicità fa pensare che il corpo sia tutto ciò che esiste. Chiusa parentesi. Dopo la morte, invece, manca il corpo come oggetto di questo sentimento di sé, quindi manca il riferimento, no? E l'anima nella quale esso è rimasto si sente perciò completamente vuota. Essa prova la sensazione di aver perduto se stessa. Questa sensazione perdura finché l'anima ha riconosciuto che il vero uomo non risiede nel mondo fisico. Quando arriva a capire. L'influenza di questa quarta regione distrugge perciò l'illusione del sé corporeo. L'anima impara a non considerare più la corporeità quale parte essenziale. Essa viene guarita e purificata dalla sua tendenza verso la corporeità. Con questo l'anima ha superato ciò che la teneva ancora fortemente avvinta al mondo fisico e può spiegare liberamente le forze della simpatia che irradiano verso l'esteriore. Essa ha, per così dire, rinunciato a se stessa ed è pronta ad effondersi piena di simpatia nel mondo animico universale. Prima di proseguire, vediamo se avete qualche domanda. Altrimenti rischio di proseguire a iosa e magari avete qualche riflessione. Firmati. Ecco appunto, Antonio, i percorsi di privazione o ascetismo possono inquadrarsi in un lavoro quindi per accelerare il distacco dell'anima dal mondo fisico? Certo, Antonio, se no perché esistono? Ora, anche nella privazione e nell'ascetismo ci sono varie teorie. Si sa che anche ad esempio nella cultura ebraica, forte è il concetto di desiderio. Forte è il concetto di eliminazione del desiderio. Cioè, il vero asceta sarebbe colui che non ha più desideri. Quindi che vive tutto ciò che gli capita
con un'empatia neutra che soddisfi la sua anima, il suo spirito, ma che non gli procuri né estremo piacere né estremo dolore, né piacere né dolore. Certo, è una condizione particolare. Potremmo pensare che sia una condizione anche un po' aliena, però così non è. È una condizione di forte consapevolezza. In fondo, quando non si prova né estremo piacere né estremo dolore, né piacere né dolore, si è in una condizione di pace, di quasi una riflessione su ciò interna, su un esterno che non possa toccarti in un certo senso, no? Che non possa influenzare la tua esistenza, la tua vita, i tuoi pensieri. È una condizione molto particolare. Alcune dottrine esoterico-filosofiche orientali tendono per questo a creare il vuoto mentale, lo sapete, no? Molti di voi lo sapranno. Il non pensare a nulla. Sono strumenti, sono metodi, ma sicuramente la purificazione è ciò che più si addice per iniziare il percorso. In maniera che purificando già in questo stadio, in questo stato, status, e poi l'anima, come abbiamo visto, soffra di meno nel purificarsi dopo, sia una purificazione veloce, rapida, no? Sul gruppo Facebook. Sì, sempre qui sul gruppo Facebook. Bene, proseguo. Conviene ricordare qui che i tormenti di questa regione, ci facevamo ancora, ci rifacciamo ancora alla regione dell'anima, alla regione no, alla regione della bramosia, quindi, sono provati in modo speciale dai suicidi. Vediamo anche questo che è molto interessante. Essi hanno abbandonato in modo non naturale il loro corpo fisico, mentre rimangono inalterati tutti i sentimenti inerenti al medesimo. Alla morte naturale, con la decadenza del corpo fisico, coincide anche la distruzione parziale dei sentimenti che vi sono collegati, ma nei suicidi si aggiunge alla pena causata dalla sensazione del vuoto subitaneo dell'anima, quella dei desideri e delle brame insoddisfatte che li hanno spinti al suicidio. La quinta regione del mondo animico è quella della luce animica. In essa la simpatia con gli altri ha già un'importanza grande. Hanno affinità con questa regione quelle anime che durante la vita fisica non si sono consumate tutte nella soddisfazione di bisogni inferiori, ma che hanno sentito gioia e piacere nei rapporti col mondo circostante. Viene purificata in questa regione, per esempio, la passione per la natura, che abbia avuto un carattere puramente di soddisfazione dei sensi. Bisogna però distinguere bene questo culto della natura da quella vita superiore nella natura che è di genere spirituale e che cerca lo spirito che si manifesta negli oggetti e nei processi naturali. Questo genere di senso della natura fa parte di quelle cose che sviluppano lo spirito stesso e in esso lasciano una traccia duratura. Da questo senso della natura, però, bisogna tenere ben distinto quel godimento della natura che ha la sua base nei sensi, lo ripetiamo. Riguardo a questo, l'anima ha bisogno di una purificazione, come riguarda tutte le altre tendenze che hanno radice unicamente nella vita fisica. Molte persone considerano ideali quelle istituzioni che servono al benessere dei sensi, oppure il sistema educativo che soprattutto tende a produrre il piacere dei sensi.
Non si può dire di loro che esse servano soltanto i loro istinti egoistici, ma la loro anima, nondimeno, è diretta al mondo dei sensi e dovrà essere guarita per mezzo della forza di simpatia che domina nella quinta regione del mondo animico, dove mancano questi mezzi esteriori di soddisfazione. Sempre lì torniamo. L'anima impara qui gradatamente che quella simpatia deve prendere altre vie e quelle vie, per virtù della simpatia con l'ambiente animico, vengono trovate nell'effusione dell'anima nello spazio animico. Nella stessa regione vengono purificate anche quelle anime che chiedono in compenso delle loro pratiche religiose un accrescimento del loro benessere personale, sia che il loro desiderio contempli un paradiso terrestre o celeste. Trovano tale paradiso nel mondo animico, ma soltanto allo scopo di comprenderne il valore negativo. Tutti i casi qui addotti sono naturalmente soltanto esempi di purificazioni che hanno luogo in quella quinta regione e si potrebbe, volendo, aumentarne il numero. Nella sesta regione, già chiamata quella della forza animica attiva, avviene la purificazione di quelle anime bramose d'attività, la cui azione non ha un carattere egoistico, ma nondimeno ha il suo fondamento sempre nella soddisfazione che dà ai loro sensi. Nature così fatte possono fare l'impressione di idealisti, mostrandosi anche capaci di sacrificio, ma considerate più profondamente, preme ad esse intensificare il piacere dei sensi. Molte nature di artisti o di altri che si danno all'attività scientifica per il loro piacere appartengono a questa categoria. Ciò che li attacca al mondo fisico è l'opinione che arte e scienza esistano per dare simili piaceri. La settima regione, infine, quella della vera vita animica, libera l'uomo dalle ultime sue tendenze verso il mondo fisico sensibile. Ognuna delle precedenti regioni animiche spoglia l'anima da ciò che le è affine. Quello che avvolge ormai ancora lo spirito è l'idea che la sua attività debba essere interamente dedicata al mondo dei sensi. Vi sono persone di ingegno elevato che non pensano tuttavia ad altro che agli eventi del mondo fisico. Tale punto di vista può essere chiamato, come sappiamo, materialista. Questa credenza deve essere distrutta e difatti lo è nella settima regione del mondo animico. In essa quelle anime vi avvedono che nella vera realtà non esistono oggetti per il loro modo di vedere materialista. Perciò quella credenza dell'anima si discioglie come la neve al sole. Allora l'essere animico viene assorbito dal mondo a cui appartiene e lo spirito, libero dei suoi ceppi dell'anima, si innalza in quelle regioni dove può vivere unicamente nell'ambiente che gli è proprio. L'anima ha terminato durante l'ultima vita terrena il proprio compito. E ciò che di questo compito era ancora rimasto, quale vincolo per lo spirito, è stato disciolto dopo la morte. L'anima, avendo superato i residui della vita terrena, è stata restituita al proprio destino. Da questa descrizione si vede che le esperienze nel mondo animico, e perciò anche gli stati della vita dell'anima dopo la morte, presentano un aspetto proporzionalmente più lieto quanto più l'uomo si è spogliato di ciò che per la sua unione terrena con la corporeità fisica lo vincola a questa per diretta affinità. L'abbiamo già detto, no? A seconda del genere della vita fisica trascorsa, l'anima apparterrà più a lungo o più brevemente all'una o all'altra delle regioni appena descritte. Là dove sente affinità, l'anima si sofferma finché tale affinità sia estinta. Dove questa non esiste, l'anima passa oltre, senza accorgersene. In questo libro vengono descritte soltanto le linee generali delle caratteristiche fondamentali della vita dell'anima nel mondo animico,
Così pure sarà delle descrizioni del mondo dello spirito, che vedremo domani, che pure sarà che a queste faranno seguito. Un esame più profondo di altre caratteristiche di questi mondi superiori oltrepasserebbe i limiti assegnati a questo libro. E difatti poi c'è l'altro che segue. Perché essendo in quei mondi i rapporti dello spazio, il corso del tempo affatto diversi dal mondo fisico, occorre, per poterli comprendere, parlarne dettagliatamente. Delle notizie importanti a riguardo si trovano, come già premesso, nella scienza occulta. Bene, anche questo capitolo oggi lo abbiamo terminato e domani passiamo, come appunto detto, al mondo dello spirito. Vediamo se c'è qualche domanda. Qui sul gruppo Facebook. Ecco, di nuovo, niente, ripartito. Commenti ora sono 16. Allora, la mia esperienza conoscitiva a Cesare mi ha portato a considerare che non è la privazione di per sé che libera, ma il distacco, ovvero essere altro rispetto a ciò che si ha o si è. Quindi il distacco, ovvero vivere la propria esistenza come osservatori di se stessi, è già un distacco a prescindere da ciò che si ha e si fa. Io condivido, Cesare, condivido molto. Saverio, fatemi bere. Eccoci. Bene, avrei, Saverio avrebbe una domanda a proposito del suicidio. Solitamente il desiderio di morte sopraggiunge per un'incapacità di trovare una motivazione nel continuare a vivere. Personalmente vedo il suicidio come una totale mancanza di bramosia, un completo disinteresse per questo mondo. Tu cosa ne pensi? Mamma mia, il tu cosa ne pensi mi mette tanta paura. Perché io credo che anche la, è brutto a dirsi, però anche la debolezza d'animo è una mancanza di purificazione, purtroppo. Non voglio per questo fare la forte d'animo, assolutamente. E il suicidio è sempre qualcosa che massacra soprattutto chi resta, seppur abbiamo visto anche chi non c'è più, poi, proprio per il lavoro di purificazione dell'anima che andrebbe effettuata, e poi vedremo anche dello spirito. Per cui io credo che se siamo qui è una prova, e questa prova va superata. Per cui bisogna impegnarsi notevolmente, perché è proprio nella sofferenza, nei momenti di disagio, che possiamo trovare la luce, che dobbiamo scavare, scoprire chi siamo, perché viviamo, perché siamo in questo mondo, qual è lo scopo. E a volte il suicidio, che è un atto molto coraggioso, a mio parere, perché io non ne avrei la forza, obiettivamente, e che viene invece spesso appunto ricondotto ad uno stato di debolezza, per me lo è solo dal punto di vista, in effetti, di anima, animico. E cioè questa anima impaurita, così come lo sarebbe in quanto diventa vuota nel momento in cui un'anima è attaccata molto al materiale, quindi abbiamo visto, no, che nella purificazione si può sentire vuota, persa, perduta, si può ritrovare nuovamente in un'altra vita, nello stesso stadio, se non riesce a superarlo. Quindi io non escludo la possibilità che chi si suicida in questa vita, magari non so se l'abbia già fatto in una vita precedente, e di nuovo gli si ripropongono quelle situazioni che non riesce a superare. Questa è la mia personale opinione, solo un'opinione, per carità di Dio. Cesare, essere osservatore di se stessi, già, è il lavoro dell'uomo, conoscersi, osservarsi. Stavo rivedendo, tra l'altro, nella scienza occulta anche il concetto di morte. Ora sono le 6, purtroppo è tardi, io devo
Devo scappare perché ho un impegno successivo, ma devo dirvi che con lo studio da me effettuato su Steiner, da me e da tanti altri studiosi anche più competenti di me, è chiaro che tutto ciò che noi, la concezione che noi abbiamo sviluppato della morte è completamente distaccata rispetto a quella della tradizione, cioè rispetto a quella. Io penso proprio ancora prima di quella egiziana, prima di quella ebraica, no? Prima di quella greca che ha avvicinato molto il concetto, diciamo, la mente animica, no? Il corpo animico col corpo fisico, li ha quasi uniti laddove erano profondamente distaccati, laddove si viveva molto, molto, molto più di anima e di spirito, con il concetto del bello, seppur anche buono col calosse, l'abbiamo già visto, però c'è un'unione già con la fisicità importante, no? C'è questa importanza che viene data al corpo fisico, alla bellezza di tutto ciò che ci circonda, non solo il corpo fisico, quindi vuol dire lì un profondo attaccamento, no? Del corpo animico col corpo fisico. Corpo vitale o corpo eterico, scusatemi, col corpo fisico. Per cui andando avanti, noi abbiamo perso completamente la concezione del passaggio, del Maya, di questa profonda illusione che è la vita in cui viviamo. Perché se noi capiamo che viviamo immersi in un'illusione, il passaggio non concepiamo e comprendiamo che il passaggio non esiste. Cioè, esiste come passaggio, ma non esiste la fase di fine e di inizio. Ma è tutto un continuum, è proprio l'uroboro, il serpente che si morde la coda, è tutto un continuum. Per cui poi si vive anche la morte, come fanno ancora molti paesi orientali, in maniera molto più serena, perché si sa che è la conclusione che coincide con l'inizio. Quindi non è una conclusione, è un continuum. Ma insomma, qui chiudo perché non vorrei andare estremamente oltre. Io Alla ricerca della new. vi saluto, non credo che riesco a procedere avanti con le domande, se qualora ci fossero, poi o privatamente oppure domani le possiamo rivedere sempre alle 17 con il mondo dello spirito. Vi ringrazio molto per l'attenzione, per essere stati con me, come sempre. Vi auguro un buon proseguimento di giornata e una buona serata e vi abbraccio con tutto il cuore e con la mia simpatia. A domani, ciao!